Eccoci qua, primissime impressioni dalla pista dell'Estoril sulla nuova HP4 Race, moto per pochi, ne faranno solo 750, ma anche se ne facessero di più, probabilmente non tutti hanno la possibilità di permettersi di spendere 80.000 euro per comprare una moto sia pur raffinata come questa HP4. Sì, perché la HP4 non è una semplice moto, è un esercizio incredibile di ingegneria. BMW probabilmente ci tiene particolarmente a far sfogare i suoi ingegneri dando sfoggio di grandissime capacità tecnologiche, realizzando un telaio interamente in carbonio, lavorando in modo accorto per dare la opportuna flessibilità e realizzando una moto incredibilmente performante e leggera. È una vera moto racing, la trovo assolutamente vicina nelle prestazioni alla superbike di Badovini che ho usato nel 2012 per correre, anzi secondo me con questa sarei andato anche più forte, perché la moto è più facile da utilizzare rispetto a quella moto di allora. La cosa che sorprende è la leggerezza incredibile di questa moto, che ha delle reazioni ciclistiche simili a quelle di una 600, anzi secondo me anche di una 300, perché la leggerezza è veramente evidente soprattutto nei cambi di direzione, ma anche nella discesa in curva. È una moto assolutamente diretta in tutte le sue manifestazioni: frenata, ingresso curva, accelerazione, tutto avviene in modo immediato, anche perché le inerzie sono davvero limitate, i cerchi in carbonio sono ultra leggeri, quindi anche il motore, che ovviamente qui in questa versione ha 215 cavalli, è aiutato, come se ne avesse bisogno, ad accelerare ancora più velocemente da cerchi senza inerzia praticamente, perché sono estremamente leggeri. Meno 7 kg il telaio, il 30% in meno sui cerchi rispetto ai migliori cerchi forgiati, sono numeri incredibilmente importanti e portano questa HP4 nell'estremo delle superbike. La cosa piacevole è che comunque non è una moto estrema, non è ovviamente una moto per tutti, perché certe prestazioni bisogna essere capaci di sfruttarle, bisogna essere capaci di guidare, tuttavia è una moto che ti porta molto rapidamente ad arrivare al tuo limite. Sono bastati, avete visto stamattina, 3 giri per girare subito su tempi estremamente veloci, e questo vuol dire che la moto non è un mostro inguidabile, ma è una moto che ti mette a tuo agio e ti consente di andare veramente forte. Certo, poi per andare a limare il decimo o il secondo, nel nostro caso, bisogna impegnarsi, perché comunque bisogna guidarla. Le cose sorprendenti non finiscono nella leggerezza, ma tutto è un po' allo stato dell'arte, sia le sospensioni, la forcella è incredibile, sembra sempre avere un limite più alto di quello che tu pensi di avere. Tu spingi, lei sembra di averne ancora più. E lo stesso i freni, insensibili alla fatica, potentissimi e anche assolutamente modulabili fino all'ultimo millimetro. Sono proprio freni di altissimo livello. Quello che alla fine ti fa dire che questa moto, sì, è vero, è cara, ma probabilmente ha un prezzo giustificato, non è solo il telaio in carbonio, ma è tutto quello che la compone. Se prendiamo una S1000RR e cominciamo a montare componenti speciali di questo tipo, secondo me non arriviamo tanto lontani. L'unica cosa che mi sento di dire su questa moto sono relative un po' alla posizione di guida, che oggettivamente mi piace, perché i manubri larghi sono sempre stati i miei preferiti, ma come tutte le BMW la trovo un po' lunga per me, quindi io metterei un cuscinetto sul codino per farmi stare un po' in avanti, caricare di più l'avantreno, non trovarmi seduto e appeso ai manubri, il che provoca maggiore fatica nella guida. Però per il resto veramente c'è poco da dire. Il cambio ad esempio è un passo avanti notevole, il quick shifter non è lo stesso dell'S1000RR normale, è molto più rapido e molto più morbido. Il cambio BMW non è mai stato un esempio di morbidezza, in questo caso le marce entrano veramente come se fossero di burro e le prestazioni sono davvero incredibili. Cosa dire? È una moto davvero speciale, speciale per pochi, per il prezzo, ma anche per come è realizzata. E la cosa importante, non è una moto artigianale, è fatta veramente da ingegnere, fatta in fabbrica, potremmo definirla semi-artigianale, perché molte cose sono assemblate a mano, sono controllate fino all'ultimo dettaglio, ma comunque BMW è in grado di produrla in numeri elevati. E questo forse è il passo tecnologico più evidente che questa HP4 riesce a dimostrare.